Il suo capolavoro, Il giudizio universale custodito nel Duomo di Orvieto, ha lasciato un segno nella genesi della psicanalisi. Gli affreschi della Cappella Nova o di San Brizio, infatti, ispirarono un visitatore d'eccezione, il futuro padre della scienza psicanalitica, ovvero Sigmund Freud. All'opera di Luca Signorelli, oggi considerato il primo grande pittore del Rinascimento, è dedicato il terzo episodio di Arte tra passato e presente, una miniserie di ipertesti, il podcast della Civiltà Cattolica. È considerato uno dei protagonisti del Rinascimento, tanto che già al tempo del Vasari era ritenuto il maestro ispiratore di Michelangelo. La sua opera ha lasciato un segno indelebile anche in altre discipline, arrivando ad avere un ruolo nella genesi della psicanalisi, ispirando il futuro padre della scienza psicanalitica Sigmund Freud attraverso i suoi affreschi. Nato a Cortona nel 1450, al confine tra Toscana e Umbria, Luca Signorelli è stato allievo di Piero della Francesca e lo ha saputo imitare nella pittura così bene che, a detta del Vasari, non si poteva distinguere l'allievo dal maestro. Alla scuola di Piero della Francesca, Signorelli si impadronisce della pittura ad olio e delle nozioni prospettiche fondamentali. Fin da giovane sa guardare alle novità della ricerca artistica degli ultimi decenni del Quattrocento, in particolare del Pollaiolo e di Benedetto da Maiano, e mettersi in sintonia con il successo della pittura fiorentina. Stimolato dalle esperienze pittoriche del tempo, Signorelli perfeziona, secondo la testimonianza di Vasari, uno stile personale, soprattutto con gli ignudi, tanto da essere a sua volta apprezzato e studiato dai grandi della generazione successiva, in particolare da Michelangelo. Tra le sue prime opere va ricordato il ciclo di affreschi realizzato nella sagrestia ottagonale di San Giovanni, nella Santa Casa di Loreto. Nel 1484, nel Duomo di Perugia, dipinge la Pala di Sant'Onofrio per l'omonima cappella, il suo capolavoro giovanile. A Firenze, Signorelli entra in relazione con gli artisti e gli umanisti dell'Accademia Neoplatonica di Lorenzo il Magnifico e intorno al 1490 dipinge l'Educazione di Pan, la famosa tela, che si trovava a Berlino nel Kaiser Friedrich Museum e è andata distrutta nel bombardamento del 1945. Nel 1499, Signorelli è chiamato a completare le decorazioni della volta della Cappella Nova nel Duomo di Orvieto, lasciata incompiuta dal Beato Angelico mezzo secolo prima. La scelta è dovuta al suo onorario più ragionevole di quello del Perugino, il quale aveva ricevuto l'incarico da una decina d'anni senza concludere nulla. L'impegno nel Duomo di Orvieto è l'occasione straordinaria in cui Signorelli si esibisce in una delle più grandiose rappresentazioni delle scene apocalittiche dell'intera storia dell'arte italiana. Il Giudizio Universale costituisce il vertice nella sua ricerca pittorica e rappresenta un tesoro per le generazioni successive. Negli ultimi anni di vita, Signorelli è ormai un artista famoso, ma viene oscurato dalla luce dei geni che irradiano da Roma, che tuttavia, senza di lui, non avrebbero potuto brillare. Ma come ha fatto Signorelli ad influenzare la nascita della psicanalisi? Tutto nasce dal fortunato incontro tra Sigmund Freud e i suoi affreschi del Duomo di Orvieto.
Nell'estate del 1897 Freud si trovava in Toscana. In quegli anni era stata inaugurata la linea ferroviaria Roma-Firenze, che permetteva di visitare molte città lungo il percorso, tra cui Orvieto. Lo psicanalista stava vivendo un penoso momento personale. L'anno prima aveva perso il padre ed era rimasto sconvolto dal lutto che aveva fatto riemergere conflitti interiori sopiti da tempo. Tali vicende suggerirono un'intuizione che lo portava a pensare al dramma dell'Edipo Re di Sofocle. A Orvieto si interessò delle origini etrusche della città, tanto da parlarne nel libro L'interpretazione dei sogni, dove in un sogno si rappresenta dentro una tomba nei pressi della cittadina umbra. Visitando il Duomo, Freud resta affascinato dagli affreschi di Luca Signorelli e dalle varie scene del Giudizio Universale. Le storie dell'Anticristo, il finimondo, la resurrezione della carne, il giudizio, l'inferno e il paradiso. Il Giudizio Universale impressionò non poco Freud. Appena tornato in Austria, ne parlò all'amico Wilhelm Fliess, anche lui ebreo, medico e biologo, e forse uno dei suoi più intimi confidenti. A Vienna, il fascino degli affreschi di Orvieto era vivissimo. Lo documenta la prima lettera di Freud a Fliess, scritta nel 1897, dopo essere rientrato dall'Umbria. Nello scritto, Freud enumera gli insuccessi cui era andato incontro con diversi pazienti e conclude con un'osservazione. La sorpresa che in tutti i casi la colpa fosse sempre da attribuire alla perversità del padre, non escluso il mio, e l'accorgermi dell'inaspettata frequenza dell'isteria, in ogni caso in cui si realizza la medesima condizione. Infine, tra parentesi, commenta: resta la spiegazione che la fantasia sessuale usi regolarmente l'argomento dei genitori, cioè l'intuizione che lo porterà alla formazione della teoria del complesso di Edipo. In una lettera successiva, Freud comunica che sta scrivendo sul pittore di Orvieto. «Ho compilato un piccolo saggio su Signorelli e l'ho mandato agli editori», scrive. È il segno del fascino provocatogli da quegli affreschi, tanto da dedicare un articolo al pittore. La sorpresa è dunque l'idea che nel suo animo si stia plasmando qualcosa di essenziale del complesso edipico, che lo porterà a studiare prima l'interpretazione dei sogni, poi la sessualità infantile e infine la teoria generale delle nevrosi. Non a caso, due anni dopo, nel 1899, apparirà l'opera più celebre che ha fatto di lui il padre della psicanalisi, L'interpretazione dei sogni. Ci sono tuttavia altri passi dell'autobiografia del 1924 che confermano l'intuizione che prese corpo in quegli anni. Nel ripercorrere la propria storia, e in particolare i frutti dell'autoanalisi, Freud metteva a fuoco da Orvieto l'importanza del complesso edipico per i suoi studi, che si rivelava sempre più distintamente come il nucleo centrale della nevrosi. Se gli affreschi del Signorelli lo avevano turbato, nelle storie dell'Anticristo egli colse chiaramente un segno che rimandava all'istinto del parricidio. La figura del falso profeta che arringa e ipnotizza la folla rappresenta l'uccisione del padre, ma forse innesca nell'inconscio dello psicanalista qualcosa di più, un senso gravoso di colpa per il desiderio sconvolgente dell'omicidio del genitore. L'intuizione del complesso edipico, che si era impresso nell'intimo dall'emozione occasionata dagli affreschi del Signorelli, era stata repressa nel suo animo. Forse ciò era dovuto alla censura per il proprio senso di colpa. L'episodio del lapsus su Signorelli è uno dei più famosi nella letteratura psicanalitica ed è accaduto allo stesso Freud durante un viaggio in Dalmazia.
Tre sono le versioni della storia. La prima è del 1898, un anno dopo Orvieto. Freud scrisse a Fliss raccontandogli il suo sorprendente vuoto di memoria. Non riusciva più a ricordare il nome del grande pittore che dipinse il Giudizio Universale. La seconda volta si tratta dell'articolo scientifico scritto 5 giorni dopo. La terza volta l'episodio fu incluso nell'esordio del famoso libro Psicopatologia della vita quotidiana del 1904. Quest'ultima è la versione divenuta più famosa e più letta. La rimozione del nome Signorelli era avvenuta durante un viaggio in Bosnia insieme ad un avvocato di Berlino con cui Freud avviò una conversazione su alcune caratteristiche dei turchi della regione. Poi il discorso si spostò sull'Italia e la pittura con una viva raccomandazione: recarsi una volta o l'altra a Orvieto per contemplare gli affreschi del ciclo della fine del mondo e del Giudizio Universale, coi quali un grande pittore aveva decorato una cappella del Duomo. Il nome del pittore, scrive Freud, mi era sfuggito di mente e non ci fu verso di ricordarlo. Freud si interrogava sulle ragioni che lo avevano portato a dimenticare il nome del pittore e rimuginava. Mi venivano in mente Botticelli, Boltraffio, ed ero certo che fossero sbagliati. Alla fine seppi il cognome, Signorelli, ed il fatto che ricordai subito il nome, Luca, dimostrava che aveva avuto a che fare con la rimozione e non con una vera e propria dimenticanza. È chiaro perché il nome Botticelli si presentasse. Solamente Signor era rimosso da Signorelli. Il Bo, in ambedue i nomi sostitutivi, si spiegava con un ricordo, responsabile della rimozione, riguardante qualcosa che era accaduto in Bosnia. Parlando dei turchi bosniaci, Freud si ricordò di un aneddoto di un collega medico. Quando il dottore si trovava di fronte ad un caso disperato e ne dava notizia, il familiare, allargando le braccia, diceva «Herr, signore, che ho da dire? Lo so che se vi fosse salvezza, tu la daresti». Accanto a questa storia, gliene venne in mente un'altra che non riuscì a raccontare per la delicatezza dell'argomento. Riguardava la fondamentale importanza che questi abitanti della Bosnia danno al piacere sessuale. Un paziente gli aveva detto «Tu lo sai, Herr, quando non si può più fare quello, la vita non ha valore». E concludeva «Ma quando durante il viaggio per l'Erzegovina mi sono ricordato di questo racconto, ho represso la seconda parte in cui veniva toccato il tema della sessualità. Subito dopo mi sfuggì il nome di Signorelli e mi si presentarono quali surrogati i nomi di Botticelli e Boltraffio». Quest'ultimo nome appartiene ad un pittore poco noto, ma proprio a Trafoi, vicino Bolzano. Freud era stato sconvolto dalla notizia che un suo paziente con gravi disturbi sessuali si era suicidato. Nel processo, i nomi sono come le lettere di una frase trasformata in rebus. Non sono le parole che si collegano tra loro, ma frammenti di parola che si rimandano a vicenda lungo un itinerario in cui trapela il rimosso, che tuttavia è strettamente associato a vissuti fondamentali, quali quello della morte e della sessualità, due temi collegati con l'autoanalisi di Freud, ma strettamente vicini al complesso di Edipo. Di per sé, il complesso di Edipo riguarda l'ostilità nei confronti della figura paterna, ma l'incontro con gli affreschi del Signorelli lascia emergere anche la dimensione religiosa del parricidio. L'anticristo non è solo colui che spodesta Cristo, ma chi distrugge il rapporto con il Padre. Per Freud, Cristo è il personaggio storico che ha soppiantato la religione del Padre. Nella genesi della psicanalisi, dunque, l'anticristo del Giudizio Universale di Signorelli ha un'importanza non piccola per il sorgere della teoria del complesso edipico.
Proprio nell'estate del 1897, l'impressione degli affreschi del Signorelli si rifletteva nell'autoanalisi cui aveva dato inizio. Dal confronto con le raffigurazioni del Duomo di Orvieto emergono nel suo animo le caratteristiche essenziali del complesso edipico, che gli permettono di capire il parricidio in Dostoevskij e la propria autoanalisi. Poco dopo, nelle lettere all'amico Flis, attribuisce all'esperienza vissuta ad Orvieto lo sviluppo del complesso. Il tema centrale delle sue opere è l'essere umano, un essere malato in senso fisico e sociale. Ed è per questo che con la sua arte ha voluto analizzare l'uomo, il suo sviluppo, il suo processo di coscienza e infine il complesso del contesto sociale in cui è inserito. All'opera di Joseph Beuys e al suo intendere l'arte come processo di guarigione è dedicato il quarto episodio di Arte tra passato e presente, una miniserie di ipertesti, il podcast della Civiltà Cattolica.